Una nuova tegola si è abbattuta su Palazzo Zanca. L'inchiesta Gettonopoli si allarga, oltre 17 consiglieri comunali già rinviati a giudizio, altri 21 sono sotto indagine. Questa mattina li abbiamo ascoltati per sapere se per loro è opportuno dimettersi o continuare a lavorare. In realtà di dimissioni non vuol sentire parlare nessuno. Ascoltiamo. Consigliera Fenech, da persona che denunciava il malcostume è indagata per Gettonopoli. Io non ho ricevuto ancora nessuna carta nelle mani, come penso molti dei miei colleghi, ma sono serena come lo sono sempre stata, perché credo che il mio impegno in questi 3 anni sia sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei vostri giornalisti che osservate chi si impegna in consiglio comunale e chi no. Al di là dell'inchiesta giudiziaria, che ovviamente farà il suo corso, c'è un problema di etico, no? Quindi la partecipazione alle commissioni, perché è questo che su cui mette luce l'inchiesta. Io non ho ricevuto ancora nessuna carta, quindi se quando riceverò le carte capirò insomma eventualmente in cosa sono coinvolta. Dimissioni? Ma non penso a dimissioni, le ipotesi sono per molti, io ho guardato gli atti sino a ieri, sono irrilevanti. D'altronde io, tra l'altro, era uscito dall'inchiesta e poi c'è rientrato. Mi ha fatto uscire il PM dalla porta e mi ha fatto rientrare il GIP dalla finestra. Io al PM avevo dimostrato con le immagini che c'erano errori madornali da parte della Digos. C'è un errore di fondo in questa indagine, io ho già detto. Allora, molti non lo sanno, la prima parte delle indagini la fanno mettendo le telecamere solo al bar e nella saletta, non all'interno della sala commissione. Ma com'è possibile che quando ci sono le telecamere all'interno della sala commissione dal 17 dicembre al 30 gennaio non mi contestano nessuna seduta? Ci sono dei errori che il PM aveva valutato, adesso li faremo vedere pure al giudice. Pensa alle dimissioni eventualmente? Ma io non credo che, cioè, questo non incide per nulla sul mio impegno per la città. E io non riesco a cogliere in realtà il collegamento tra la richiesta di dimissioni collettiva e Gettonopoli, perché non riesco a sentirmi parte di Gettonopoli. No, non lo so, ognuno ragiona per sé, non penso che ci sia stato né il modo né il tempo di fare ragionamenti complessivi. Io personalmente non ho ancora ricevuto nulla. I consiglieri coinvolti dovrebbero dimettersi? Ma questa è una valutazione che sicuramente faremo, però io penso che, almeno da quello che mi hanno sempre insegnato, ci sono ben 3 gradi di giudizio, quindi col rinvio a giudizio non significa che diciamo, chi è rinviato a giudizio diciamo, deve essere necessariamente condannato, quindi diciamo, la giustizia sicuramente farà il suo corso. Se venisse invece rinviato a giudizio si dimetterebbe o no? Non credo, devo valutare insieme al movimento, ma non credo che basti questo per dimettersi. Però se il sindaco dovesse chiedermi di fare un passo indietro, sicuramente non farei come Leonardo Termini. Ma se ci dovesse essere un rinvio a giudizio, invece le dimissioni sarebbero opportune? Dovremmo valutarlo. Guardi, tutte e 21 insieme, io ho fatto un esempio, non arriviamo neanche a un danno in 3 mesi di 1.000 euro totale. Si parla è importante di una... il quantum o è importante il comportamento? Guardi, il comportamento deve essere valutato pure una cosa. Ci sono persone come me che hanno fatto 120 sedute in 3 mesi e stanno pure giornate intere. Stare 2, 3 minuti, 4 minuti in commissione, anche fosse una sola commissione, è eticamente corretto? Allora io ripeto, ci sono insomma, quando mi arriveranno le carte poi eventualmente ne riparliamo, così vedremo di cosa si sta parlando. Secondo me c'è un sistema che non è fatto bene, e io questo l'ho detto fin dall'inizio, c'è un sistema di regole che è un po' malato. Ma stare meno di 3 minuti in commissione è un comportamento etico? In linea di massima credo di no. Anche fosse una sola commissione, bisogna capire per esempio che cosa è successo, per qual è il motivo per cui la persona è stata 3 minuti in commissione. A me per esempio è capitato di stare una volta pochi minuti, anzi siamo stati tutti pochi minuti in commissione perché non ricordo per quale motivo si è chiuso, e io quella volta sono subito andata dal direttore generale per fare la rinuncia al gettone di presenza, che sentivo non corrispondere ad un lavoro. 17 consiglieri sono già stati rinviati a giudizio e altri 21 sono indagati. Se anche questi 21, comunque altri consiglieri, venissero rinviati a giudizio, il consiglio a quel punto non sarebbe delegittimato? Lei sta andando oltre le cose. Noi ancora ad ora non abbiamo avuto alcun avviso di garanzia, non ci è stato ancora notificato. Io non posso dire niente perché non conosco le carte, non conosco la motivazione. Gettonopoli ha travolto praticamente tutto il consiglio comunale, e ora che si fa? Non faccio commenti perché c'è un'indagine in corso, quindi è giusto, per il rispetto per il lavoro che sta facendo la magistratura, è giusto non fare commenti. Grazie. Le dimissioni possono essere una soluzione? Una buona giornata, grazie.